Colomba senza canditi e crema spalmabile al pistacchio. Bene amici, come da titolo, oggi faremo un video molto molto dolce e parliamo di questa bellissima colomba di Martinucci senza canditi con crema spalmabile al pistacchio. Facciamo questo unboxing un po' goloso quest'oggi, quindi assaggeremo insieme questa bella colomba e prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale, attivate la campanella e scrivete nei commenti se avete bisogno di una qualsiasi informazione sia su questo video e anche su altri video che avete visto sul mio canale. Iniziamo! Togliamo questa bella fascia appunto con le indicazioni scritte qui con tutti gli ingredienti che leggeremo adesso. Farina di grano tenero tipo 0, zucchero, acqua, torno d'uovo, lievito naturale, burro, latte, sale, vaniglia e miele, pasta all'arancia candita. E direi che gli ingredienti promettono tanta, tanta roba bella. Andiamo ad aprire per voi subito questa confezione, molto delicata. Eccola qua, scritte dorate per un prodotto d'eccellenza come quello del Martinucci. Appoggiamo questa e andiamo a vedere subito nella confezione cosa troviamo. Quindi troviamo un vasetto di crema al pistacchio spalmabile. Mettiamo qua. E qui abbiamo l'ospite d'eccellenza che è appunto la colomba nella sua busta. Devo dire che la confezione è molto bella. Andiamo quindi ad aprire. Io non vedevo l'ora che arrivasse appunto questo unboxing gustoso, perché non so se l'avete capito, ma sono un bel golosone. Allora, facciamo così, non vorrei rovinare o sporcare nulla. L'appoggiamo qua, prendiamo un bel coltello di Casanova, molto molto grande, non esageriamo questa volta, però vorrei tagliare in questo modo, eccola qua, tagliamo per vedere com'è fatta nel suo interno. Non sono mai stato bravo a tagliare in un modo delicato, purtroppo. Eccola qua, ad appoggiare da questa parte, il tornellino pronto. Eccola qua. Quindi questa è come si presenta la colomba con il pistacchio dentro. Naturalmente va aperta la confezione per metterci su un po' di crema di pistacchio e noi non esiteremo a farlo subito. Eccola qua. Ragazzi, il profumo è tutto un programma, purtroppo nei video ancora non si può trasmettere il gusto e il profumo. Posso garantirvi che io mi sto sacrificando in questo momento per voi, non volevo per il canale questo ed altro. Utilizzerò questo bel coltellino per prendere un po' di crema. Converrebbe metterla sicuramente un po' a bagnomaria. Quindi, una volta messa la crema, andiamo subito a vedere com'è il suo sapore. Molto molto buona. Allora, devo dirvi che il panettone è bello, molto umido. Non è eccessivamente dolce, a me piace tantissimo. Bene ragazzi, io vi lascio il link in descrizione per acquistare sia questa colomba oppure gli altri gusti, che ce ne sono veramente tanti. Per esempio abbiamo il gusto, abbiamo qui a fianco a noi il gusto Gallipoli che vi suggerisco, abbiamo il gusto Provami, il Tropicale e tanti altri che troverete nello shop dei Martinucci. Vi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e come sempre ci vediamo alla prossima.
Ciao ancora.